Salve ragazzole mie, salve ragazzi, benvenuti, bentrovati. Siete qui nel mio canale, io sono Zaira. Questo è il mio messaggio del giorno per voi. Eccoci qua, siamo come di consueto davanti a una tazza di caffè o di latte o che ne so, un tè, quello che vi pare, a vedere cosa l'universo ci vuole mandare. Stamattina, che cosa ci vuole dire l'universo riguardo a oggi per voi? Allora, vi faccio l'elenco delle carte. Gli oracoli dei King dell'amore, gli oracoli di Helen. Abbiamo i tarocchi della sessualità Wicca, i tarocchi di Dylan Dog, le Sibille Lenormand, abbiamo i tarocchi di Marsiglia, i tarocchi degli Illuminati, i tarocchi di Manara, i tarocchi viceversa. Io inizio immediatamente a mischiare le carte. Sapete che scelgo tutte le carte davanti a voi, rigorosamente davanti a voi, onde evitare qualsiasi, diciamo, ecco qua, la prima è uscita. Magari pensate che io mi preparo le carte, invece no, tutto davanti a voi. Ovviamente questa operazione richiede qualche minuto per coloro che non hanno tempo o non gli fa piacere. O quello che vi pare, potete andare tranquillamente avanti e andate direttamente lì al punto dove ci sarà l'esito del messaggio. E allora, io che cosa vi voglio dire? Intanto voglio ringraziare tutti quanti voi, maschietti, femminucce, insomma, di qualsiasi sesso appartenete. Per me siete solo persone, anime, e siete tutte delle anime belle. Perché io vedo dai commenti, da ciò che mi scrivete, ma veramente grazie ragazze, ma voi siete anche voi maschietti, ma siete così carini, così dolci. Io veramente, non lo so, sono veramente estasiata, felice delle persone che mi seguono. Siete il miglior pubblico che potevo mai immaginare di avere. Grazie, grazie di cuore. È solo grazie a voi che, insomma, questa mia avventura con il canale sta andando bene, va bene, insomma, prosegue e io veramente vi ringrazio di vero cuore. E allora, vi volevo anche dire che comunque sono sempre, insomma, interattivi, no? Lo sapete, quindi sempre con cautela, fermo restante che se siete qui in questo momento, qualcosa l'universo appunto vi deve dire. Quindi noi siamo fiduciose, vediamo un messaggio, un consiglio, un numero, una parola, un'immagine, cioè qualsiasi cosa ci possa, scusate, dare un consiglio, un suggerimento, un qualcosa che vi può aiutare a capire, ad analizzare una questione, una situazione che vi fa stare male, insomma, qualsiasi cosa ben venga, dobbiamo proporci in maniera aperta. In maniera ispirata, no? Perché a volte anche questo ci fa venire fuori anche i nostri desideri più nascosti, anziché proprio le sofferenze. Allora, ragazze, ovviamente faccio consulti privati, lo dico per chi è interessato. Se qualcuno vuole fare un consulto con me, nella descrizione del video ci sono i miei contatti, quindi potete tranquillamente andare a vedere, insomma, e contattarmi. Allora, adesso con queste carte, gli oracoli di Helen, andiamo a vedere il consulto, il consiglio, diciamo, come dire, supplementare o può essere inerente a questa stesa. Adesso con gli oracoli dei King dell'amore, invece andremo a vedere cosa più o meno. Questa posizione qua è sempre un'indicazione, no? Di solito metto sempre messo le carte verdi di Zaira. Ops, ho le carte gialle. Qua sono uscite queste due. Io le voglio prendere. Non so, mi è sembrato un segnale. Allora, vediamo un po'. Ah no, sono tre. Ragazze, sono tre. Guardate, tre carte. Va bene, un'indicazione supplementare. Non, su via, non facciamole avare. Bene, allora vediamo un po', prima le vedo io, poi ve le faccio vedere a voi. Allora, qui insomma, qua veramente è uscito di tutto.
Allora, la prima carta è l'abisso numero 29, vedete? Questo King, l'abisso numero 29, che ci parla di farsi dai tradimenti. E beh, iniziamo bene qua. Poi la seconda carta è la carta numero 41, il King numero 41, la diminuzione. E questa carta, vedete, questa carta qui ci parla di un rapporto che si libera dalle apparenze e si svela la vera natura dei sentimenti. Quindi qua, insomma, qualcosa si smuove, eh? Qualcosa c'è. All'inizio c'è falsità e tradimenti, poi andiamo a vedere. Poi la terza carta, sempre dei King, queste King come sono presenti ultimamente, viene fuori la carta 61, la sincerità interiore. Quindi il King numero 61, la sincerità interiore. E questa carta ci parla di paure o di reticenze che abbiamo e che sono dannose per la comunicazione di coppia. Allora, ragazze, dunque andiamo a sviluppare. Qua abbiamo ancora relazione impegnativa, a volte complessa. Ecco, qua si è scoperto l'arcano. Quindi qua stiamo parlando di una situazione dove appunto ci sono c'è una relazione complessa, impegnativa, che a volte, ecco, può creare delle situazioni. Adesso andiamo a vedere quali situazioni crea. Abbiamo un 2 di denari, 10 di bastoni, la carta del cane, la giustizia capovolta. Andiamo bene. Abbiamo il mago, il 2 di bastoni e il re di spade. Il re di spade che però, vedete, e questo re di spade delle carte viceversa è uscito in realtà così, ve l'ho fatto prima vedere, no? Perché insomma sono carte che forse non conoscete, e poi invece è uscito così di spalle. Quindi sembra che questo re di spade se ne va e vabbè, andiamo a vedere. Allora, qui che cosa mi viene da dire? Mi viene da dire che qui con le due di bastoni qua hanno, scusate, un 2 di denari. Un 2 di denari, questa è una carta quasi sempre costante nelle mie stese. Allora, qua questa carta ci parla di valutazione e sul decidere. Non si ha in mano una decisione. Perché? Perché qua col 10 di bastoni c'è una situazione veramente molto pesante. Vedete, questa persona non riesce a gestire questa relazione, questa situazione. E infatti qua ce lo dice, relazione impegnativa a volte complessa. Quindi ci sono. E qua vedete, diciamo che voi avete una sorta di dipendenza a questa situazione. Voi siete un po' dipendenti, siete troppo pazienti, siete una persona che vi mettete là sempre che aspettate. Perché? Perché comunque voi ritenete questa persona un compagno, non lo so, siete innamorati, siete obbedienti, siete dipendenti. Ecco, questo proprio vi ha fatto, come dire, vi ha manipolato bene bene. Però vedete, questa è una situazione ingiusta. Qua c'è la giustizia capovolta. Che significa questa carta? Che l'ingiustizia trionfa. Quindi qua significa che voi non fate bene a fare così. Non dovete essere così pazienti, così remissivi. Infatti qua c'è un alchimista, il mago. Quindi qua c'è una sorta di manipolazione, eh? Perché? Perché comunque questa persona ha delle emozioni per voi, per carità, come non 2 di bastoni, quindi questo magari vi scrive, vi fa, vi dice, e poi per poi allontanarsi. Perché? Perché questa persona, vedete, ha dato un taglionetto con le proprie emozioni. Cioè lui è come se ha deciso che non deve innamorarsi, non deve avere emozioni. Proprio lui è una persona che ha deciso di fare questo. Perché? Perché vive dei suoi schemi, no? Lui si è fatto questa idea e va avanti così. Quindi qua, ovviamente, questa persona probabilmente un po' vi manipola, un po' c'è un senso di ingiustizia e qua non a caso abbiamo falsità e tradimenti con questa carta, eh? L'abisso quasi cade proprio, vedete, quasi si rompe la strada, lui in mezzo mentre camminate e precipitate nell'abisso.
Perché? Perché questa persona con questi 2-2, perché comunque il 2 di bastoni è, sì, ci sono delle emozioni, ma qua è sempre c'è un'indecisione, proprio questo è indeciso se voi potete essere una coppia con lui, capite? Quindi questa persona è come se non, oppure indeciso, oppure non regge, la coppia non la regge. Quindi qua ci sono delle paure, delle reticenze molto forte, qui tentate proprio di combattere, sono dannose per questa coppia perché non c'è una comunicazione. Infatti, questa carta, sincerità interiore, vi invita a questo, cioè a togliervi queste paure, a cercare di, che sono dannose per la comunicazione di coppia, perché questa persona ogni volta succede qualcosa taglia la corda e se ne va, gira le spalle e se ne va, perché lui non vuole avere sofferenze, non vuole, ha fatto un taglio netto con le proprie emozioni. Però vedete qua in qualche modo ci sarà una diminuzione a questa situazione, quindi il rapporto si libera dalle apparenze e si svela nella sua vera natura dei sentimenti. Adesso io qua devo per forza prendere una carta di approfondimento su proprio su questa, perché vediamo, si svela questo rapporto. Qua sembrerebbe che diminuisce perché è la diminuzione, però andiamo a vedere se qua ci sarà un cosa significa questa carta. Quindi le avversità. Il delimitare e il fermarsi. A fondo mazzo abbiamo la rivoluzione. Allora, ragazze, qui l'approfondimento è che appunto quando questa carta ci dice liberarsi dalle apparenze e si svela la vera natura dei sentimenti, qual è la vera natura dei sentimenti? Intanto qui dice sentimenti da vagliare, rischio delusione. Allora, qui dovete un po' capire che questa persona in qualche modo con il numero 60 dei King vi dice un po' delimitare le situazioni, perché qua i sentimenti sono a rischio e sono da vagliare. E infatti, che cosa succede? Succede che bisogna fermarsi, solo riflettendo bene sul da farsi si possono evitare i gravi errori sentimentali. E alla fine le avversità. Questa carta, vedete, questa carta delle avversità, quindi qua c'è il fermarsi e le avversità. Il fermarsi vi dice fermatevi e valutate. E le avversità dice un amore si spegne senza speranza, però state tranquilli perché il tempo aggiusta tutto. E infatti a fondo mazza abbiamo la rivoluzione, quindi questa cosa si spegne però. L'evoluzione del rapporto dopo un periodo di conoscenza reciproca. Quindi qua poi ci sarà un'evoluzione o una rivoluzione e questo poi lo sa solo Dio quello che succede, perché poi lì andremo molto più avanti. Però qua su questa situazione attuale, qua sicuramente questo amore sta per spegnersi. Quindi voi state tranquilli perché il tempo aggiusta tutto. Questa persona, vedete, io farei proprio un approfondimento anche su questo personaggio, ovviamente oltre a prendere poi le carte, vediamo se questo è senza speranze, è senza speranze, vediamo che significa questo re di spade. Vedete, qua c'è un 4 di bastoni, però c'è un 10 di spade, viene ancora il fante di spade, la regina di spade. Allora, qui ragazze, sfondo mazzo abbiamo il 5 di spade. Qui non c'è nulla da fare. Qua c'è un rapporto, forse anche importante, che in qualche modo, vedete, va alla rassegnazione. Abbiamo i 10 di spade e poi abbiamo comunque questa coppia. Quindi qua mi viene fuori anche la regina di spade, quindi il re di spade che vi volge le spalle. Però voi qua siete razionali, severe. Giustizia, freddezza, cioè non ve ne può fregare di meno ormai, per dirvi, no? Qua dice sì, c'è questa unione, c'era questa unione felice del 4 di bastoni, però c'è, infatti qua è come se questa persona ha rovinato un po' tutto, perché voi comunque siete stati sempre una donna fedele e accondiscendente, anzi pure troppo, però qua finalmente
Sono contenta che vi siete svegliata. Quindi adesso questa è purtroppo la situazione di questo messaggio di oggi. Quindi qua voi dovete veramente vagliare bene questa situazione, perché questa relazione è impegnativa e complessa e non credo che ci sia una risoluzione. Quindi insomma, poi fate voi la vostra valutazione. Vediamo qualche. Ecco, questo è affascinante, non avevo dubbi. È una persona anche leale, perché comunque il re di spade è una persona leale, tutto sommato. Parliamo segni d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario. Ha pochi amici, sono molto introverso. Ama la solitudine. Ecco, qua abbiamo il depresso misantropo. Però tutto sommato ha un buon carattere. E ha i capelli brizzolati, ok? Quindi insomma, questa è una persona problematica, ragazze. Non è proprio una persona cattiva, per carità, è problematica. Però comunque, tutto sommato, c'è sempre questa carta di fondomazzo della rivoluzione. Magari voi assecondate questa situazione, perché comunque non mi sembra il caso di combatterla adesso. Poi vedete, magari così andando un po' a ritirare le armi a ognuno per fatti vostri, magari qua poi ci potrebbe essere un'evoluzione del rapporto, vedete, dopo un periodo di conoscenza reciproca. Quindi voi comunque perseguite questa strada. Poi quando arrivate alla fine, buonanotte e suonatori, perché non è che per forza bisogna insistere su una situazione che non va. Comunque, ragazze e ragazzi, questo era il messaggio del giorno per voi di oggi. Io vi aspetto tutti e tutte nei commenti, mi raccomando, è una situazione ingarbugliatissima. Se c'è qualche riscontro fatemi sapere. Io vi bacio, vi abbraccio forte a tutti, a domani dalla vostra Zaira. Ciao!